Ben ritrovato! In questo secondo video, come promesso, ti spiegherò quali sono le classi che rientrano nel VDS, volo, da diporto e sportivo, quali sono le categorie per ogni classe di appartenenza e i disabili possono diventare piloti VDS? Innanzitutto, come dice il termine stesso, parlerò di volo da diporto. Un volo che si fa per divertimento, svago, piacere, diletto. Personalmente, quando volo, è uno dei momenti più belli perché riesco a non pensare a nulla e a godermi appieno questa situazione. Chiaramente questo non accade durante lo svolgimento di una lezione. Una piccola premessa, ognuno si avvicina al volo con motivazioni differenti. Queste sono alcune di quelle che negli anni ho raccolto dagli allievi a cui ho avuto il piacere di insegnare. Per passione, per godersi la vita, per vedere il mondo da un punto di vista particolare, per vivere la libertà del volo, per superare la paura di volare, per superare i propri limiti. Per andare al ristorante in aereo, esistono un fornito numero di agriturismi con pista di volo annessa. Insomma, qualsiasi sia la propria personale motivazione, la caratteristica principale è quella di vedere il mondo da un punto di vista differente, tenendo sempre presente che siamo ospiti di questo fantastico elemento, l'aria, il cielo. Innanzitutto il VDS si divide in VDS VM, volo a motore, che è quello che vi descriverò. E il VDS VL, che è il volo libero, tipo aliante, deltaplano, parapendio. Il VDS è regolamentato dal DPR 133 del 2010, che si trova sul sito dell'Aeroclub Italia, all'indirizzo che vedete passare in sovraimpressione. Ora ti descrivo le varie classi degli apparecchi VDS VM, così da farti capire cosa puoi pilotare. Esistono quattro classi: pendolare, paramotore, paracarrello, elicottero, multiassi. Ognuno si differenzia per la diversa architettura del velivolo e il sistema di pilotaggio talvolta completamente diverso l'uno dall'altro. Iniziamo dal pendolare, più comunemente detto deltaplano motore. Infatti si differenzia dal deltaplano volo libero proprio per l'integrazione del motore, che permette a questo apparecchio di sostenersi autonomamente in volo. Naturalmente la struttura del mezzo è dotata di un carrello, che permette l'alloggiamento del motore. E le sedute del pilota e del passeggero sono integrate da una struttura che permette il decollo e l'atterraggio non sulle proprie gambe. Il nome pendolare è dovuto al fatto che questo mezzo sfrutta l'effetto pendolo, grazie all'ala fissata alla cima del carrello. Il paramotore e il paracarrello hanno una caratteristica in comune. Entrambi si compongono di ali simili a quelle utilizzate dal parapendio, che è inserito nella classe VDS VL, quindi nel volo libero senza motore. In questa classe perciò viene inserito il motore, che sostiene in volo sia l'equipaggio che il sistema motopropulsivo. La differenza sostanziale fra i due mezzi: il paramotore prevede decollo e l'atterraggio correndo a piedi, col motore dietro la schiena che aiuta le manovre e poi sostiene il volo, mentre il paracarrello è munito di carrello su ruote, che sostiene il motore e ospita l'equipaggio, che permette la manovra di decollo e atterraggio su ruote. L'elicottero credo non abbia necessità di presentazioni, lo conoscerai di sicuro. È caratterizzato dal fatto di avere un'ala rotante. La sua principale particolarità è quella di poter atterrare e decollare verticalmente, non avendo così necessità di avere grandi spazi. Anche se per aumentare la sicurezza in condizioni standard, si cerca sempre di fare atterraggi e decolli simili a quelli di un aeroplano, quindi in asse pista. I multiassi, denominati tre assi, sono tutti gli apparecchi che sono dotati di comandi che permettono la rotazione sui tre assi spaziali: rollio, beccheggio ed imbardata. Solitamente fanno parte di questa classe l'ala fissa, che è quella sicuramente più conosciuta, il classico aeroplano, oltre a una tipologia particolare di ala rotante: l'autogiro, che, semplificando, è l'incrocio tra un aeroplano e un elicottero. L'ala rotante tipica di un elicottero e la fusoliera tipica di un aereo ad elica spingente. Questo apparecchio ha eccellenti caratteristiche di manovrabilità. Ognuna delle quattro classi descritte, quindi riassumendo, pendolare, paramotore, paracarrello, elicottero e tre assi, si suddivide ancora in categorie, con di conseguenza vari tipi di abilitazioni possibili, di cui parlerò in un video dedicato. Per quanto riguarda i disabili, possono fare il corso di volo e pilotare in autonomia qualsiasi degli apparecchi precedentemente elencati. Chiaramente questi apparecchi devono essere predisposti in modo specifico per il tipo di disabilità e i corsi devono essere eseguiti presso delle scuole appositamente attrezzate. In Italia abbiamo una fantastica pattuglia acrobatica, WeFly, di cui due membri sono disabili. Vi invito ad andarli a vedere. Concludo questo video chiedendoti, come al solito, di lasciare i tuoi commenti. Ti invito al prossimo,
dove ti spiegherò nel dettaglio le caratteristiche che deve avere un apparecchio VDS, i limiti che devono essere rispettati e i documenti necessari per potersi iscrivere ad una scuola. Allora ti aspetto al prossimo video. Ciao!